Amici di Player Inside, non finiremo mai di ringraziarvi per quello che è stato l'E3 2019 vissuto con noi in live su Twitch. Siete stati veramente tantissimi, abbiamo registrato numeri da record e ci hanno pure detto che siamo stati i primi in Italia per alcune delle conferenze trasmesse. Addirittura, ragazzi, e ricordatevi che anche oggi alle 21 saremo in live su Twitch, quindi esatto. Faremo un po' di resoconto generale, parleremo di tantissime cose, quindi mi raccomando partecipate e vi mettiamo il link in descrizione. E nel commento messo in evidenza, nel primo commento in evidenza, partecipate insomma alle nostre live e speriamo di essere numerosi, non dico quanto i momenti topici di queste tre 2019, ma andarci vicino non sarebbe male, insomma siateci perché sarà divertente. Ora 21. Vi piacciono i draghi? Sì, capisco che ultimamente sono un po' inflazionati come lo erano gli zombie fino al 2010, ma qui parliamo di draghi grossi, enormi. Questa voleva essere un intro un po' più epica del solito per la sponsorizzazione di questo video, ma non è riuscita così bene. Raid Shadow Legends è un RPG per Android e iOS e ci sono i draghi! Con una grafica in 3D decisamente ben fatta per essere un titolo mobile, boss fight di dimensioni ragguardevoli e oltre 400 campioni tra cui scegliere da personalizzare. E ci sono i draghi! Raid Shadow Legends ricorda molto i classici RPG a turni, il gioco ha una valutazione molto alta su Play Store basato su oltre 150.000 votazioni. Secondo gli sviluppatori, anche se in questo caso è un po' come chiedere all'oste come il vino, la storyline sarebbe degna di un gioco AAA. Ovviamente lasciamo a voi la valutazione del gioco che potete scaricare dal link in descrizione e nel primo commento in evidenza. Caricandolo in questa maniera supportate il nostro canale, quindi ci date una mano e magari potreste scoprire un gioco che fa per voi. Perché no? Provate. E potrete ottenere 50.000 monete d'argento e un campione epico gratuito per cominciare il vostro viaggio. E ci sono i Basta. Ogni giorno vi abbiamo riportato tutte le news direttamente dalle 3 con dei video appositi, ma oggi siamo qui a darvi le nostre opinioni. Sì, questo è un video più nostro, anche se siamo sicuri che condividerete tanti dei momenti che hanno fatto cagare delle 3 2019 esatto. E tanti dei momenti buoni. Cominciamo con la top, ovvero faremo 5 top e 5 flop. Sì. Partendo dalla top, partendo dall'ultimo posto delle top, abbiamo Ghostwire e Deathloop durante la conferenza Bethesda. Esatto, sono state due bellissime sorprese, una Ghostwire direttamente da Shinji Mikami. Esatto, non sappiamo moltissimo sul gioco, però abbiamo visto che l'atmosfera è inquietante al punto giusto, i corpi scompaiono nel nulla lasciando soltanto i vestiti, anche perché l'ambientazione, Tokyo, insomma, sembra parecchio interessante sotto questo punto di vista. Direi che, peraltro, possiamo anche fidarci di Shinji Mikami, esatto. Che ricordiamo il padre di Resident Evil, esatto. E autore anche di Devil Within, che sicuramente non ha colpito l'immaginario collettivo come ha fatto Resident Evil alla sua epoca, però diciamo che abbiamo le basi per fidarci di questo personaggio. Ragione qui, così come ci ha colpito anche Deathloop. Esatto, da Arkane Studios, quindi gli stessi sviluppatori di Dishonored. Sì, parliamo di Arkane Lyon, molto interessante questo gioco perché tratta di un loop temporale in cui sono imprigionati due assassini professionisti che si uccidono a vicenda e poi rinascono e si uccidono di nuovo proprio a causa di questo loop temporale. Sono Colt e Juliana, insomma anche il mood sembra molto interessante, molto anni 70, esatto. Molto Quentin Tarantino. In generale, ben vengono nuove IP. Una conferma è stato Final Fantasy VII Remake mostrato durante la conferenza Square Enix. Mi è piaciuto tantissimo, anche il sistema di combattimento che è stato mostrato attraverso un gameplay approfondito, spiegato, il fatto di poter mettere in pausa e utilizzare le abilità, la presenza delle materie e soprattutto Tifa che finalmente è stata mostrata. Quindi assolutamente promosso ciò che è stato mostrato in conferenza. Sì, un po' storcere il naso dinanzi alla cadenza di episodi, perché non si è ancora capito quanti episodi saranno e lo stesso team di sviluppo ha detto bisogna vedere da come andrà il gioco. Esatto, cioè praticamente uscirà solo la parte di Midgar. Anzi, peggio ancora, ha detto bisogna vedere da come ce la pensiamo noi, va bene, non ha detto effettivamente da come andrà il gioco, ma comunque questi sono calcoli che dovreste farvi per i fattacci vostri, a noi utenti non dovrebbero importare e soprattutto sanno di presa in giro, perché così se tu mi cominci qualcosa poi in quanti episodi me lo diluirai, non ha senso, bisogna avere un programma ben preciso, soprattutto perché stiamo parlando di un solo titolo, quindi che escano quanti episodi lo dobbiamo sapere, ma a parte questo il gioco sembra veramente fottutamente bello. E passiamo alla terza posizione di questa veloce top con Watch Dogs Legion, che ci ha colpito particolarmente per la possibilità di controllare qualsiasi NPC, ma in particolare la vecchiazza che in realtà è un ex assassina professionista. Esatto, in realtà ci sono anche tanti altri personaggi da controllare, ecco, magari la riconoscibilità di un protagonista verrà meno, ma faranno in modo, spero, di compensare la cosa appunto con tutti questi personaggi. Mi è piaciuta anche molto la Londra post-Brexit. Assolutamente sì, una Londra distopica, qui Ubisoft prende
una posizione e dice agli inglesi: con la Brexit vi andrà tutto di merda, stronzi. Questo è quello che dice Ubisoft. Tanto Ubisoft è francese, insomma, un po' con gli inglesi ce l'hanno. I francesi ce l'hanno un po' con tutti. E qui, signori, forse sarebbe il caso di lasciarvi per questa seconda posizione alla nostra reaction. Cosa? Che cosa? Che cosa? Perché Chiano? Perché Reeves? Perché Chiano è pure Reeves? Ed è lì! No! Oddio! Io lo amo quest'uomo, ragazzi! Lo amo quest'uomo! No, io voglio la limited edition con Keanu Reeves che mi viene a stringere la mano e io gli tocco il cazzo. Bene, mi pare che non sia il caso di aggiungere altro. Insomma, io ho messo in dubbio la mia nota eterosessualità. Ma come te e tanti altri uomini, ho visto nei commenti alla reaction su Facebook. Sì, mi hanno dato tutti ragione. Ho detto, vabbè, ma è Keanu Reeves. In quel caso si può fare. Ragazzi, non soltanto Keanu Reeves, ovviamente, che salutiamo, che so che ci segue oppure no, ma anche Cyberpunk in sé per sé. Si è visto in realtà tanto di questo gioco in post conferenza Microsoft, cioè è stato mostrato ai giornalisti, ma in generale noi avevamo già visto il gioco alla Gamescom, l'avete visto tutti voi, con il primo trailer di gameplay che già faceva ben sperare. Esatto, sicuramente è il gioco che aspettiamo di più per l'anno prossimo. Sì, con questo trailer, cara Midna, comunque si intravede una maggiore cura, hai detto sì, tu. Sì, esatto, anche appunto la cura del personaggio. Mi è piaciuto molto il protagonista V, anche se non ho molto apprezzato quella sorta di spoiler che c'era nel trailer, c'era la morte di un personaggio, però vabbè, CD Projekt Red, evidentemente sai il fatto tuo. Il primo posto lo merita assolutamente Nintendo, perché con il suo Direct non solo ha gestito benissimo i tempi, ecco, di presentazione dei vari giochi, ma anche i giochi presentati hanno lasciato a bocca aperta molti di noi. Innanzitutto Animal Crossing, finalmente per me, che mi è piaciuto molto. Ok, la delusione della data per l'anno prossimo, ma vabbè, vi perdoniamo, magari dovete lavorarci di più e ci sta tutto. Ma poi soprattutto l'annuncio di Legend of Zelda Breath of the Wild 2, che non si chiamerà così probabilmente, e rappresenterà un po' il Majora's Mask che è stato per Ocarina of Time, cioè è un seguito nello stesso universo, però è tra l'altro nella stessa generazione di console. Insomma, vedremo, ragazzi, ci sono sempre tante speranze per un nuovo Zelda. Tra l'altro io ho apprezzato moltissimo anche Link's Awakening, l'hanno fatto vedere per benino, insomma è veramente delizioso. Io tra l'altro lo giocai ai tempi del Game Boy, del primo Game Boy, quando si perdeva la vista a giocare con il Game Boy. E insomma, ragazzi, una bella conferenza, un bel Direct organizzato molto bene, con dei tempi scanditi molto bene, non potevamo chiedere di più. E passiamo adesso a tutti i flop delle 3 2019, ovvero ciò che ci ha fatto storcere in alcuni casi neanche poco il naso, ovvero i momenti peggiori di queste 3. E partiamo proprio dalla quinta posizione, quindi il flop meno grave, ovvero i grandi assenti. Parliamo di Fable 4, Bayonetta 3, Splinter Cell e Starfield. Principalmente questi 4, ce ne sarebbero di più, ma partiamo da Fable 4. Io speravo davvero ci fosse nella conferenza Microsoft, ci sarebbe stato benissimo in quella conferenza lì. Purtroppo no, Microsoft ha detto di pazientare e noi così pazienteremo, però speriamo di vederlo presto. Ok, quello che ci dice Microsoft facciamo. E che dobbiamo fare? Non lo posso fare io. Neanche fosse Sony. No, scherziamo, ragazzi, sappiamo che ormai vi piace l'autoironia. Bayonetta 3, grande altro assente, ce lo saremmo aspettati. In un Direct così bello, fluido e molto, diciamo, dinamico, un piccolo trailer di Bayonetta 3 ci sarebbe stato bene, un gameplay trailer. Evidentemente non ce l'hanno ancora. Esatto, prima che lo diciate voi nei commenti, Metroid si sa, ecco, è stato da poco ricominciato, quindi sì, sì, insomma, sì, me lo aspettavo. Lo escludiamo. Lo escludiamo. Metroid 4, insomma, lo sapevamo. Splinter Cell, altro assente, soprattutto perché Ubisoft ci aveva un po' ingannato, ci aveva un po' illuso, o perlomeno Luca guarda. Ma che fai? Perché posti su Twitter tu con Sam Fisher accanto? Che volevi dimostrare? Fai! Ci illudi! Probabilmente era per la sua apparizione come doppiatore in Tom Clancy's Elite, in cui c'è anche Sam Fisher. E poi Starfield, qui lascerei la parola a te. Vabbè, comunque si sapeva, Starfield non ci sarebbe stato. Però io speravo in una sorpresa, perché visto che uscirà prima di The Elder Scrolls 6, direi che è il momento di mostrare qualcosina. Qualcosina, qualcosina, niente di che. E invece, solamente una frase di Todd Howard, ci stiamo lavorando, punto. Al quarto posto di questa flop 5 troviamo Project X Cloud e Xbox Scarlett. Grazie Microsoft per questi nomi che ci aiutano nell'addizione, ma sono bastardi come non mai, esatto. Tutte ste X. Attenzione, non per il servizio in sé o per la console in sé, ma per come sono stati presentati o trattati all'interno della conferenza, in maniera molto superficiale. Sì, più che altro Microsoft si è limitata a fornire qualche dettaglio tecnico per quanto riguarda Xbox Scarlett, e sostanzialmente peraltro dettagli tecnici molto simili alla controparte di
di Sony, insomma, PlayStation 5 o come diamine si chiamerà, esatto, questa nuova PlayStation. Sembrava un po' come dire, anche noi stiamo facendo la stessa cosa. Sì, l'SSD, c'è il ray tracing, ci sono lo stesso processore grafico, va bene, ok, potevate allora a sto punto presentarla meglio e fare vedere qualcosa, probabilmente non hanno ancora neanche il design della scocca. Sicuramente no. Hanno fatto vedere che lavoravano con tutta quell'hardware, insomma, probabilmente non sanno ancora come ficcarlo dentro e dove ficcarlo, ma probabilmente anche Sony sarà in questa condizione. Però Sony infatti non l'ha presentata ancora ufficialmente. Poi Project X Cloud, ci saremmo aspettati più che altro una risposta a Google Stadia più decisa, no? Cioè effettivamente avete visto quello che ha fatto Google Stadia? Caspita, avete, come dire, l'occasione di poter spaccare tutto presentando il vostro servizio, quindi le cose sono due: o non è così vantaggioso rispetto a Google Stadia, quindi magari in realtà poi andremo a rivalutare Google Stadia, chi lo sa, sotto questo punto di vista, oppure ancora non vogliono parlarne proprio perché hanno detto, vabbè, siccome Google Stadia in confronto è una cacata, questo è quello che potrebbero aver pensato in Microsoft, possiamo prenderci il nostro tempo e fare una bomba definitiva. Si è detto solo qualcosina. Al terzo posto, in generale, il PC Gaming Show, cioè, per come è stato gestito, noiosissimo, davvero, noi l'abbiamo seguito in live su Twitch, volevamo morire. Meno male che c'eravamo noi, il pubblico si divertiva, io a un certo punto ho ridoppiato i vari sviluppatori che si avvicinavano sul palco con una noia mortale, sarebbe stato più divertente martellarsi i testicoli. Però comunque l'abbiamo resa divertente noi su Twitch, spero. Comunque, in generale, sì, il PC Gaming Show in una sola parola è stato una cazzata. Ed è un peccato perché i titoli presentati erano pure molto belli, molto interessanti, ma intervallati da momenti veramente devastanti in quanto a noia. Al secondo posto in generale l'assenza di gameplay. C'erano troppi trailer, soprattutto nella conferenza Microsoft. Non ho apprezzato tanto questa cosa. Invece bene Nintendo e bene anche Square con Final Fantasy VII e anche Doom Eternal è stato presentato con ampie sezioni di gameplay, per il resto solo trailer, volevamo vedere più gameplay. Caspita, ma proprio per questo probabilmente, rivedendo quello che ha fatto Nintendo e il suo successo, le altre aziende si adegueranno e l'anno prossimo la Terra sarà ancora più bello in nostra compagnia su Twitch, dove ci trovate anche oggi in live alle 21, non mancate. Ragazzi, dovete sapere che qui davanti abbiamo il PC aperto con un file di testo in cui abbiamo segnato tutte le varie posizioni. Poi però i nostri giudizi sono molto a braccio, molto più di pancia, molto più così, spontanei. E dovete sapere che in prima posizione dei flop io ho scritto EA vaffanculo. Esatto, solo questo ho scritto. Perché ragazzi, effettivamente quella sorta di... non era una conferenza, era un pomeriggio di streaming di EA, l'EA Play, sì, è stato veramente disastroso. A parte il cacofonico nome EA Play, no, è bello in realtà. EA Play no, EA ci Play. Sta, ci sta EA tutto, Play. Però no, davvero, ma cos'era? Cioè non hanno mostrato niente di straordinario e poi anche la conferenza in sé, cioè gli streaming erano gestiti in maniera noiosa e superficiale. Sarebbe stato meglio allora martellarsi i testicoli, l'ho detto prima, sì, farsi un piercing al glande. Senza anestesia, senza benzocaina né nulla. Cos'era quello di FIFA 20? Quello, cioè, cosa FIFA hanno mostrato su quelli che facevano... tre ore che facevano i trick, quei ragazzi là, quei bravi, per carità, ma me li guardo su YouTube, non mi guardo, no, questi freestyler che fanno da soli. Presentami il gioco. Hanno fatto vedere solo qualcosina, erano dei gameplay trailer che in realtà di gameplay non mostravano nulla. Non si fa così, no. EA, non si fa così, EA, non si fa così. Sì, EA. EA. Grazie per essere stati con noi per questa top e flop delle 3 2019, voi lo sapete, è un appuntamento annuale immancabile dove facciamo il resoconto un po' di tutto, quello che ci ha colpito e quello che invece ci ha fatto schifo o quasi, in questo caso però diciamo che tutto sommato però l'esperienza per quanto ci riguarda la ricorderemo forse più di qualsiasi altro E3 in passato, anche quelli in cui siamo stati a Los Angeles proprio in persona. Esatto, questo grazie a voi che avete partecipato in tantissimi insieme a noi a seguire le 3 e anche a Caramello, mio fratello, che era insieme a noi. Ovviamente scriveteci qui nei commenti qual è la vostra top e la vostra flop. E vi ricordiamo, mi pare che non l'ho ancora fatto, che stasera saremo in live. Ah, no, alle 21, signori, trovate Play Inside TV, il link in descrizione e sul primo commento in evidenza. Noi ci vediamo alla prossima. E ciao. Grazie.